Dopo un'intensa battaglia a colpi per la migliore interpretazione, la giuria ha scelto le tre coppie finaliste. Chiederei alla mia valletta di portarmi la splendida busta. Splendida valletta, che il personaggio che interpreta, volevo ricordarvi, è un terribile assassino, ma lei nella vita non è un assassino, fai la faccia dolce perché così ci ampura veramente. Perfetto, quindi chiederei di far salire sul palco la prima coppia finalista, è composta da Andrea Di Virgilio e Silvia Minnella, Robocop. Forza, facciamo un bel applauso. Insieme a loro, su questo palco, a giocarsi il biglietto per Nagoya in Giappone. Ci sarà anche la coppia composta da Gianluca Orecchia ed Emiliano Pesce. I Gaiver. Ed infine l'ultima coppia che andrà alla fase finale è composta da Nadia Baiardi e Gabriele Orefici, Romance of the Freaking. Complimenti ragazze. Chiederei alla nostra splendida giuria di ritirarsi per l'ultima volta per decretare la coppia vincitrice che volerà a Nagoya in Giappone. La tensione alle stelle. Tra poco conosceremo il nome della coppia che volerà a Nagoya in Giappone. Per arrivare la busta contenente il nome della coppia che volerà in Giappone. Grazie mille valletta. I giochi sono fatti, il dado è tratto. In questa busta abbiamo il nome della coppia vincitrice. Voi, cari amici, chi vorreste che andasse in Giappone? La coppia 1, composta da Robocop. O la coppia numero 2, composta da Gaiver. Nostre donne di Freaking Romance. La coppia volerà a Nagoya in Giappone per rappresentare l'Italia è la coppia composta da Nadia Baiardi e Gabriele Orefice. Nadia, complimenti Gabriella, ci si vede a Nagoya in Giappone. Tenete ragazze, questa è la vostra coppa, ve la siete tutta guadagnata e questo è il biglietto che vi porterà in Giappone. In Giappone è un'esperienza sicuramente bellissima, io ci sono già stata nel 2008 ed è una delle esperienze più belle a livello di cosplayer. E a livello di performance, non lo so, abbiamo un po' di mesi per pensarci, quindi magari da domani, stasera festeggiamo, da domani iniziamo a pensarci. No.
non siamo delusi, perché dentro di noi sappiamo di aver dato il massimo e sono veramente, veramente fiero di del risultato che ho ottenuto e non rimpiango niente. Ce l'abbiamo nel sangue, quindi non è che essere arrivato secondi o non aver vinto ti demotiva a non farlo più, ti demotiva anzi a farlo meglio, a essere migliore. Quindi questa passione a me non me la dava nessuno. E si vola in Giappone! Yeah!